Io la domanda che volevo fare a Vincenzo è questa: ma che Vincenzo era quest'anno al Giro d'Italia? Più forte del Tour dell'anno scorso? Meno forte? Uguale? E come mai questa superiorità? Ma io ho continuato a lavorare, allenarmi, come ho fatto anche negli ultimi anni, quindi l'anno scorso sicuramente ho avuto dei grandi riferimenti in allenamento per quanto riguarda, perché mi sono preparato molto bene per il Tour e quindi ho riproposto sempre a me stesso le stesse cose, quindi il mio livello che avevo al Giro d'Italia sicuramente era molto alto, quindi poi le condizioni hanno permesso forse col bagnato, perché mi trovo bene, di dimostrare forse qualcosa in più, ma più o meno in salita ero allo stesso livello dell'anno scorso, solo che il Giro d'Italia, come hai detto te, ci sono molte più occasioni, cambiano il tempo, i percorsi, quindi ci sono tante più possibilità di potersi giocare le tappe e quindi ci sono tante sorprese in più. Alex, cosa ti è piaciuto di Vincenzo in questo Giro d'Italia? Non Beh, dirmi Brescia, perché è abbastanza. No, rispondere tutto è molto semplice. A me è piaciuto molto come ha gestito la squadra, la capacità di Vincenzo, non solo di andare forte, perché questo è scontato, lo vedono tutti, ma la capacità di responsabilizzarsi e di gestire il gruppo. Perché non è facile entrare in una squadra nuova da pochi mesi, già avere una fiducia totale da parte dello staff, dei compagni di squadra, e ho visto che i compagni di squadra e lo staff hanno dato il 110% delle loro capacità per raggiungere un fine comune, quello di vincere il Giro d'Italia. Quindi il fatto di, per Vincenzo, di saper gestire tutto questo aspetto, grazie anche alle vittorie della Tirreno Adriatico e al Trentino, che gli ha dato sicuramente tranquillità, gli ha permesso di fare la differenza, oltre che nelle gambe, anche nello spirito nei confronti dei suoi avversari. Vincenzo, parlando con Beppe Martinelli, ma conoscendoti un po' sì, da alcuni anni, tu sei la calma olimpica, la calma fatta persona, trasmetti, basta anche parlare con Michele Pallini, che è il tuo massaggiatore da qualche anno, dice: ma Michele è lui che, Michele, Vincenzo è lui che trasmette a noi serenità e calma. Ma è vero che tu prima di una grande tappa, anche una cronometro come la Mori Polsa, tu sei lì bello sdraiato che ti addormenti? Sì, giusto proprio per ammazzare proprio il nervosismo che c'è, quindi c'è chi si consuma e si rode per sì, l'attesa, sì, sì. Tu zero. Ma questo forse è anche il mio forte, no? Cercare di riposare anche in momenti molto tranquilli, di riuscire a staccare la spina magari dopo le tappe. Quest'anno è stato un po' più difficile, perché dopo aver indossato la maglia rosa per questi giorni arrivavo sempre tardi in hotel, quindi però in qualche tappa ti sei fatto aiutare da un elicottero, no? Beh, anche in passato avevamo a disposizione comunque l'elicottero, però per rientrare prima, perché per non fare troppo tardi la sera e per non cenare troppo tardi abbiamo utilizzato perché pochi sanno sì, che essere leader di un grande giro, e Paolo me lo può confermare, Giro d'Italia o Tour de France ancora peggio, perché si svolge a luglio con la gente che è in vacanza, con la gente che occupa le strade per ore e ore, quindi rischi, insomma, dall'Alpe d'Huez generalmente si scende all'1:30, 2 di notte, e i corridori, soprattutto quelli di classifica, per tornare in albergo devono prendere tassativamente l'elicottero. Sì, diciamo che tante volte capita comunque che noi, avendo questa possibilità, facciamo sicuramente prima, però dobbiamo pensare sempre che i massaggiatori comunque anche loro fanno tanti chilometri su strada con le auto, e quindi anche loro devono anticipare parecchio la corsa per arrivare più o meno con gli orari nostri.